Pronto, pronto, pronto? Ci siamo adesso. Pronto? Che sento. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ho chiamato per dargli gli auguri ad Antonella. La voce la riconosciamo anche dalla, dall'espressione. Sì, dall'espressione anche della bimba qua di lato, diciamo così. L'emozione. Lei diciamo, è la gemella di Antonella, giusto? Sì, la gemellona. La gemellona. Diciamo, Sì, che siete precise, sì, identiche, perché mi hanno fatto uno stampino. E beh, dai, allora gli auguri ad Antonella, ti lascio la voce. Tanti auguri, Anto. Questa è mia sorella, praticamente. Il fatto che... Un'altra gemella, sì. Il fatto che tutte e tre, io ho due angeli che sono in terra, che sono mia madre e mia sorella, e poi insomma il papà che è con noi, quindi una famiglia meravigliosa, quindi ringrazio veramente tutti quanti, la mia mamma. Ma oggi è la tua festa, la devi vivere, perché sei qua sulla terra con noi, tu, noi tutti, insomma, anche papà di là ti guarda, ecco, ci guarda tutti, quindi oggi devi ricordarle che è bellissima, una bellissima, come devo dirti, questa bellissima giornata che già mi state regalando. No, sono un po' emozionata, devo dirti, Dario, a questa passerella di Antonella. Non è Dario, mamma, è Silvio lui. È Dario, è qua che stiamo cercando di... No, hai ragione, Silvio, devo venire a trovarti comunque, penso ad agosto, dai. Quando vuoi. Ah, ecco, perché allora Dario... No, perché c'è ancora la replica, se non vado errato. Allora, che fantastico, ti adoro, guarda. Avere mia madre... Avere mia madre al telefono, che lei è una timidona, che sta tirando, mamma sei meravigliosa, quindi questo è il regalo più grande che puoi fare tu con Stefania, che so che state lì complottando un sacco di cose, che le vedo che complottano. Ma le sorpresine penso che piacciono a tutte, credo io, Anto, no? Certo. E quindi è meraviglioso questa giornata così. Poi Silvio, io ho detto, mamma guarda che Silvio mi ha chiesto una cosa bellissima, siccome ci sarà la replica di Romeo e Giulietta, esattamente il 13 agosto al teatro, sempre mi ha mandato un messaggio bellissimo e io ho detto guarda, se io sono qui, non vado in vacanza, quindi per qualche motivo assolutamente sarò sul palco a presentare, ad essere onorata a presentare uno spettacolo con degli artisti di un livello altissimo. Ma io gliel'ho detto quella sera stessa quando ero là. Bravi. Gliel'ho dato i complimenti. È da vedere, basta. È da vedere. È da rivedere chi non l'ha visto. Continuiamo a festeggiare grazie, fino al 13 agosto. Mi emoziono pure io poi. Non mi devo emozionare. Grazie mille. La bravura che hai tu, la passione, insomma, sono tante cose messe insieme che uno deve andare proprio a vederlo, ecco, tutto qua. Cioè, poi una voglia di rivederlo, ben venga ancora di nuovo. Cioè, io sarei una delle tante comunque che ritornerò. Grazie. Comunque, grazie io mille. Ti taglio subito che devo dire auguri piccina. Piccina, mammi, tra un po' so dire. No, sei sempre la mia piccolina e sono emozionata, non so nemmeno, vorrei dire tante cose, ma so che ti amo tantissimo e basta. Che caurone. No, mi sono adesso emozionata abbastanza, cioè proprio tantissimo. E allora noi ti mandiamo un bacione, come il bacione grande che mandi tu ad Antonella. Anto, saluta mamma. Grazie, che è una telefonata meravigliosa, mia nonna. Sono orgogliosissima di lei, tantissimo. E fai bene, guarda, te lo diciamo davvero, fai benissimo. Grazie. Credimi, grazie di cuore per la chiamata. È emozionata, niente, mamma. Sono emozionata, vedi, balbetto. Io ti amo da morire, sei la cosa più bella, comunque, veramente. Grazie, amore mio. Un bacione a tutti. Grazie. Augurone, Anto. Ciao, grazie, amore mio, grazie. Ci vediamo dopo. Ciao, Silvio, buona giornata, ciao cara. Dagli un bacio alla... anche a te. Grazie. Dagli un bacio alla mia gemella. Ok, te la darò, glielo darò, ciao amore mio. Un bacio, ciao. Che bello, io le amo queste cose, mi fanno morire. Sì, guarda, devo dire la verità, è una cosa molto bella. Anche perché e lei è timida, non e è. Lo so, infatti. No, adesso mandiamo una canzoncina, anche io mi sono un po' emozionata. Un attimo che ci riprendiamo, perché qui se no. Assolutamente, uno dei brani dell'estate, allora quello di Giusy Ferreri, Partiti adesso.